Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova recensione. Mi ritrovo a fare questa recensione di queste barrette, raga, dopo 2 anni, perché io andavo ancora a scuola, era ancora la postazione vecchia, quindi top. Allora, sicuramente vi direte, Giulia, la scoperta dell'acqua calda non l'hai fatta? No, infatti no, sono stata da Lidl e io 2 anni fa, adesso non ricordo bene, vabbè, 2 anni fa provai, c'erano solo due gusti, vaniglia e fragola. Vaniglia e fragola. Quello che non ricordo in questo momento è il prezzo. Non ricordo se 99 centesimi, sono andata anche a guardare su internet, ma con scarsi risultati, però raga, non superano quasi il 2 euro, no, non lo superano, cioè non ci arriviamo proprio a 2 euro. Comunque, io provai gusto fragola e vaniglia e devo dire che mi piacquero tantissimo di più a fragola. Era per me un gusto molto particolare e tantissimi avete scritto Giulia, prova anche biscotto, ma io raga, sono andata una volta e non le ho trovate, sono andate due e non le ho trovate. Poi sapete che io non vado spesso al Lidl perché dista un po' da casa mia, quindi ci devo andare appositamente e quindi poi non le ho mai prese. Quando sono stata a Lidl, diciamo un mesetto fa, le ho viste e ho detto no, io il video lo devo fare, anche perché a volte ci sta che tra tutti voi che mi seguite ci sta quella persona che non le ha prese, perché forse trova proprio questi due gusti e non sapeva. Alla fine il bello dei video assaggi, dei video recensioni è proprio questo. Vi ritrovate davanti 3-4 gusti, ma non sapete quale prendere, perché non è che una persona dice vabbè le prendo tutte e quattro, poi li provo, no. Di solito ci sta che una persona vuole andare anche mirato, dice ok, prendo questo, prendo quello. Ci sta che molti di voi che seguite le mie recensioni da anni, vi trovate con i miei gusti, vi siete sempre trovati bene, quindi dite ok, Giulia ha provato vaniglia e cioccolato, tra le due preferisce vaniglia, ok, mo prendo vaniglia, vado sul sicuro, ecco. E quindi niente, quindi alla fine questo è il bello delle recensioni e dei video assaggi. Per questo li faccio, ma torniamo al succo, perché dico anche questo. Alla fine io dico sempre le stesse cose, cioè i video recensioni, i video assaggi sono prettamente per dare un giudizio, un parere personale, ma sul gusto, perché è inutile stare lì a guardare gli ingredienti, eccetera. Poi chi è più pignolo si ferma al supermercato e si guarda gli ingredienti. Stiamo parlando di barrette proteiche, dico questo perché queste barrette sono state molto criticate, ma non sono state criticate per il gusto, ma per gli ingredienti. A me sinceramente non me ne frega proprio, anche perché non utilizzo questo genere di prodotti nel mio quotidiano, quindi che se vado, faccio un esempio, al supermercato, in questo caso il Lidl, e trovo la barretta e vado a casa dopo 2-3 ore e mi voglio mangiare qualcosa, e trovo questa barretta proteica nel supermercato, io me la prendo, cioè perché alla fine, raga, non è che una barretta proteica che vi sta facendo del male, è la quantità che fa male. Quindi, raga, veramente ho visto dei commenti proprio ok, ma pure se qualcuno sotto il video adesso non ricorda, caso sono passati 2 anni, ma vabbè, andiamo al succo. Comunque, raga, vi parlo per me, per i gusti che ho provato, il gusto rapportato al costo, perché raga, una barretta del genere non voglio dire una stupidaggine, ma si aggira intorno ai 99 centesimi. Voi che li acquistate lo saprete meglio di me, no? E raga, per una barretta proteica non è niente, quindi ci sta pure. Poi devo dire la verità che fragola era molto buono, non era chimico, assolutamente top. Comunque, voluto fare questa parentesi perché a volte dimentichiamo proprio il significato di questi video, prendiamo troppo sul personale tante cose. Allora, barretta proteica, cookies 50% di proteine e l'altra che andremo a provare è brownie al cioccolato. Non ho mai sentito parlare di questi due gusti, cioè di questo gusto brownie, ma di cookies sì. Dove iniziamo? Prima da cookies. Allora, ecco la barretta. Raga, ho parlato tantissimo che mi si sta seccando. Allora, per 45 grammi, allora, 169 calorie, grassi 4,9, carboidrati 13,5, di cui zuccheri 0,8 grammi, poi oli 11 grammi, proteine 22,5 grammi. Quindi, raga, per uno snack da 45 grammi,
buono. Sincera, non le ho volute mettere in frigo proprio perché non volevo, tra virgolette, cambiare un po' la formulazione. Io all'interno vedo proprio i pezzi di biscotto. Assaggiamo. Guarda, buonissima. È un po' gommosetta, ma raga, io ho fatto una scorpacciata e lo sapete che ha seguito le mie challenge, mangio per 24 ore solo barretta, eccetera, barrette proteiche. Raga, molte barrette che costano anche di più hanno questa consistenza. Allora, una barretta super piacevole da mangiare, la si mangia tranquillamente. Gusto biscotto molto delicato. Ecco, quello che sento di più invece che l'interno è proprio l'esterno, quindi di cioccolato. Però ovviamente si sente il biscotto non tantissimo, ma già quella cosa che non è chimico è fantastica. Devo dire la verità che, allora, forse tra tutte quelle che ho provato, per il momento poi c'è ancora brownie, fragola era quella più particolare. Vi spiego anche perché. Sono sempre abituata ad assaggiare barrette proteiche che costano una cifra. C'hanno tipo 10 grammi in più, gusto, fragola, oppure questi qua, raga, è difficilissimo perché di solito quei gusti sanno sempre di dentifricio, o sanno di chimico o sanno di dentifricio, come dico io. Invece, raga, quella io ricordo che era proprio buona, buona, buona. Infatti, se non sbaglio, è stata quella, cioè io ho promosso quella. Quindi, devo dire la verità che per il momento quella resta la mia preferita. Io anche vaniglia molto buona, vabbè, poi c'è il video. Allora, che dire? Buona, si sente biscotto, però sapete che prima di dare un giudizio, voglio provare un attimo l'altro e poi tiriamo le somme a fine video. Bevo e proviamo l'altra. Questa qui è brownie al cioccolato, mi ispira tantissimo. È sempre da 45 grammi per, ragazzi, stessi valori, quindi è anche inutile dirveli. Andiamo un po' a vedere. Brutta. No, ecco, tipo cioccolato, cioè brownie, per me come gusto è bocciato, non mi piace, un po' un gusto strano, non sento neanche il cioccolato, no, raga, non mi piace proprio, mi fa proprio una cosa strana in gola, no raga, non mi piace proprio, per me, per il mio gusto personale, bocciata. Quindi tra le due ovviamente io vi consiglio di prendere cookies perché riuscite a mangiarla tranquillamente, ci sono i pezzi di biscotto all'interno e quindi per me è super promossa. Quindi vedete, già tra le due andate al supermercato, ok, brownie e cookies, voi vi fiondate su cookies. E quindi ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.